Simonetta pranza velocemente, parla al telefono con qualcuno ed esce per andare a lavorare. La moglie di Pietrino, Giuseppe, afferma di aver visto un uomo. Che poi in aula la portiera abbia leggermente modificato la testimonianza. Poi entra in scena il nipote di uno stimato inquilino del palazzo. Viene di nuovo coinvolto Pietrino Vanacore. Si legò una corda alla caviglia e si annegò. Sul reggiseno e sul corpetto abbiamo visto che è indiscutibilmente il DNA di Raniero Busca. E le testimoni che ha portato lui dicevano che stava a casa. Il fatto che Busca, a distanza di 15 anni, dica no, non dice io sono stato compro, dice non mi ricordo. No, noi possiamo avere solo una certezza, che la lesione del capezzolo comunque non appartiene a Raniero Busca. In quel palazzo c'era soltanto, noi parliamo della scala B, c'era soltanto Cesare Valli. Lei, Giuseppa detta Pina, aveva un solo desiderio, che tutto finisse in fretta. Lui, il marito Pietrino, occhi di ghiaccio, aveva lo stesso desiderio. Così fecero i bagagli, li caricarono in macchina e tornarono a Monacizzo, in provincia di Taranto. Lontano da quel maledetto pomeriggio del 7 agosto del 1990, lontano da chi ancora li guardava con sospetto perché loro erano i portieri di Via Poma. Quella piccola via di Roma dove c'è quel palazzo dove uccisero quella ragazza, Simonetta Cesaroni. Era il 7 agosto del 1990 e da quel momento quella piccola via di Roma fu inesorabilmente conosciuta da tutti e tutti conobbero alcuni dei protagonisti di quella drammatica e misteriosa vicenda, conosciuta come il delitto di Via Poma. Martedì fa molto caldo a Roma, c'è molta afa, il cielo è coperto, anche piovuto. Simonetta pranza velocemente, parla al telefono con qualcuno ed esce per andare a lavorare. La sua 126 è dal meccanico, quindi le darà uno strappo Paolo alla sorella alla fermata della metropolitana Subagusta. Intorno alle 15:10 arriva alla fermata, saluta la sorella ed entra nella metropolitana. Alle 16, forse qualche minuto prima, Simonetta è in via Poma, entra al civico 2, percorre un vialetto di una decina di metri e entra nel portone. Più in là, intorno alla vasca dell'elegante giardino condominiale, i portieri sperano di percepire un po' di fresco. Nessuno comunque si accorge di quella ragazza, ma tra questi portieri manca Pietrino Vanacore, che è il portiere proprio del civico 2, il portiere della palazzina B, proprio quello in cui è entrata Simonetta, che intanto è arrivata al terzo piano e ha aperto la porta dell'AIAG, l'associazione italiana alberghi della gioventù, con le chiavi che le ha dato Salvatore Volponi. Dopo il diploma in ragioneria, dattilografa, analista contabile, Simonetta a 20 anni trova lavoro in uno studio commerciale, la Reli, gestito proprio da Salvatore Volponi. Cliente della Reli è un'associazione che si occupa della promozione del turismo giovanile, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, dove Simonetta lavora 3 pomeriggi a settimana già da un mese. Ad arrivare per primi in via Poma sarà ancora Salvatore Volponi, insieme al figlio Luca, alla sorella di Simonetta, Paola, e al fidanzato della sorella, Antonello Barone. Salvatore Volponi dice di non essere mai stato lì e per questo avranno difficoltà a trovare il luogo e quindi a raggiungerlo. Però quando arriva sul posto, la portiera Giuseppa De Luca sembra opporre un po' di resistenza, non vuol farli passare. E allora Salvatore dice alla donna: «Non mi riconosce? Non si ricorda di me?» Ed è proprio Volponi, quando riescono a entrare negli uffici dell'AIAG, a trovare il corpo di Simonetta, nell'ultima stanza in fondo al corridoio. Alle 17:15 Simonetta telefona a una collega, Luigia Berrettini, in quanto non ricorda un password per l'accesso ad alcuni file. La Berrettini le dice che si informerà e la richiamerà a breve. Riattaccano, nel frattempo Luigia chiama un'altra collega appunto per avere questa informazione e intorno alle 17:35 o giù di lì richiama Simonetta e quindi le fornisce la password. In questo modo Simonetta può proseguire il suo lavoro. Alle 18:20 però avrebbe dovuto chiamare Salvatore Volponi per
per aggiornarlo appunto sulla contabilità, telefonata che però Salvatore Volponi non riceverà mai. In questa cronologia quindi è facile capire che alle 17.35, o grosso modo quello è l'orario, Simonetta era ancora viva, dato che ha chiamato la collega, a meno che non vogliamo dire che non sia stata Simonetta a telefonare. Però rimanendo con questo dato, alle 17.35 Simonetta era viva. Si presume che sia morta entro le 18.20 proprio perché non farà mai quella telefonata a Salvatore Volponi. Le indagini sembrano immediatamente molto confuse sin dall'inizio. Parliamo di un'altra tipologia di indagini in confronto ad oggi. Nell'ufficio dell'AIAG entrano tante persone, troppe. La scena del crimine viene inquinata a tal punto che, ad esempio, un foglietto con la scritta "C'è Dead Hoc" sembra essere la firma lasciata dall'assassino. In realtà è uno scarabocchio lasciato da un agente, mentre il computer sul quale stava lavorando Simonetta sarebbe stato spento accidentalmente da un altro poliziotto. Simonetta viene trovata distesa sul pavimento nuda, ha solamente dei calzini indosso e un body arrotolato. Ha ricevuto un violento colpo alla tempia e 29 i colpi di coltello, d'una lama lunga probabilmente, si parla anche di un tagliacarte. Due colpi alla giugulare, uno alla aorta e uno al cuore, ma all'orrore si aggiunge altro orrore, colpi anche agli occhi e al pube e una strana ferita all'altezza del seno. Le prime indagini portano all'arresto del portiere assente attorno alla vasca, quindi Pietrino Vanacore. Il movente sarebbe legato a un'irrefrenabile pulsione sessuale. Bisogna però ricordare che Simonetta non ha subito nessuna violenza sessuale. Dopo più di un mese, Vanacore viene così scarcerato. Anche per via di una macchia di sangue che sembra appartenere alla scena del crimine, in realtà è una sua macchia di sangue in quanto soffre di emorroidi. La moglie di Pietrino, Giuseppa, afferma di aver visto un uomo, forse biondo, uscire dal portone con un fagotto sotto al braccio. Il fatto che poi in aula la portiera abbia leggermente modificato la testimonianza dicendo che era una persona non giovane è in contraddizione con due volte che ha detto invece che si trattava di un giovane. E un colonnello dei carabinieri afferma che intorno alle 16, in attesa del suo autista, un ragazzo in modo sgarbato gli ha chiesto dove fosse la sede dell'AIAG e l'avrebbe poi visto uscire un quarto d'ora dopo e riprendere la macchina e andarsene. Poi entra in scena il nipote di uno stimato inquilino del palazzo. L'inquilino è il noto architetto Cesare Valle, ormai novantenne, per il quale Vanacore ogni tanto fa anche da badante. Il nipote Federico spesso lo va a trovare. Accade così che due anni dopo l'omicidio di Simonetta, uno strano personaggio austriaco, Roland Wöhler, non si capisce bene di cosa si occupi, afferma di sapere chi è l'assassino di Via Poma. Dichiara di aver conosciuto la mamma di Federico Valle, Giuliana Ferrara, durante una strana intercettazione o un malfunzionamento del telefono che ha creato l'interferenza. Secondo il suo racconto, il 7 agosto, giorno dell'omicidio, la donna gli avrebbe detto che il figlio Federico sarebbe tornato a casa stravolto, sarebbe tornato tutto sudato e con una ferita a una mano. Si ipotizza così che Federico soffra la separazione dei genitori e vedrebbe in Simonetta una persona da punire in quanto, secondo questa ipotesi, il papà Raniero avrebbe una relazione con lei. In realtà Raniero, il papà, smentisce Giuliana Ferrara, da molte smentite su quello che è stato raccontato da Feller, e non ci sono quindi delle prove, e Federico ha un alibi, è stato tutto il giorno a casa debilitato dal caldo in quanto soffre di anoressia. C'è da dire poi che Roland Föhler, questo strano personaggio austriaco, ricomparirà anche nella vicenda dell'omicidio di Alberica Filo della Torre. Qualcuno così ne ipotizza anche un legame con i servizi segreti o con qualche strano apparato dello Stato. Ma anche nella vicenda di Federico Valle viene di nuovo coinvolto Pietrino Vanacore. Avrebbe aiutato il nipote del Cesare Valle, quindi dell'inquilino, del quale aveva anche un'amicizia evidentemente Vanacore, in quanto lo aiutava facendo il badante, lo avrebbe aiutato a pulire gli indizi, quindi a ripulire la scena del crimine dopo che Federico Valle avrebbe ucciso Simonetta Cesaroni. Purtroppo però questa vicenda fa riaccendere i fari su Pietrino Vanacore. I fari si sono riaccesi e per tutti lui ormai è una persona da evitare.
Così Pietrino torna a Monacizzo, sperando di scacciare quei fantasmi che invece lo avevano seguito. Eh sì, erano passati 20 anni, ma non riusciva più a sopportarli quei fantasmi. Così uscì di casa, andò a pochi chilometri a Torreovo, si legò una corda alla caviglia e si annegò. In macchina lasciò alcuni cartelli per spiegare il motivo di quel gesto estremo, legato ancora alle ombre non passate, ancora addosso, che aveva e che non riusciva a sopportare. Pensate che pochi giorni dopo, mi sembra 3 giorni dopo, avrebbe dovuto testimoniare nel processo a carico di Raniero Busco, l'ex fidanzato di Simonetta Cesaroni. Eh già, perché Raniero Busco a quell'udienza ci andò, comandò a tutte le udienze a suo carico. Erano trascorsi 20 anni dunque dall'omicidio e sul corpetto e reggiseno di Simonetta vennero svelati dei DNA, o almeno un DNA maschile, sotto forma di traccia di saliva, e apparteneva proprio a Raniero Busco. Poi altre macchie di sangue, ad esempio una sulla porta dell'ufficio o sul telefono nell'ascensore, che però non avevano portato a nulla. Ho seguito il processo a Raniero Busco e ho fatto appunto alcune interviste per il mio blog Zone d'Ombra, zonedombra.com, dove potete trovare anche altri articoli. Sul reggiseno e sul corpetto abbiamo visto che è indiscutibilmente il DNA di Raniero Busco. Sulla porta invece dobbiamo dire che non possiamo né confermarlo né escluderlo. Capisco che questa è una conclusione comunque che lascia evidentemente l'incertezza, ma era corretto scientificamente dire proprio questo, e questo è ciò che noi abbiamo stabilito. L'alibi di Busco però vacilla quando viene interrogato nel 90, quindi poco dopo il delitto. Il verbale in questura risulta di una sola pagina. Afferma di aver incontrato un amico, Simone Palombi, che però dichiara di non averlo visto in quell'orario, in quanto è dovuto andare da una zia morente a Frosinone. Effettivamente questo non si può negare, che da una parte diceva che stava insieme a Palombi o a Poli, dall'altra parte diceva invece che stava... E le testimoni che ha portato lui dicevano che stava a casa. Il fatto che Busco a distanza di 15 anni dica no, non dice io sono stato con Palombi, dice no, mi ricordo, mi sembra di ricordare che... sono cose completamente diverse. A mandare Busco a processo poi sono anche quindi le tracce di saliva riscontrate sul corpetto e il morso sul seno sinistro della vittima. Secondo le perizie della procura, l'arcata dentaria di quel morso ricondurrebbe proprio a Raniero Busco. C'è però un problema: manca l'opponente. Quando invece si lavora soltanto su delle fotografie e tra l'altro non abbiamo la disposizione della possibilità della salma, e tra l'altro si tenta di fare una forzatura di comparazione tra una bocca del 2008 e una bocca del 1990, diciamo che le variabili che non vengono rispettate in un procedimento scientifico che dovrebbe prima salvaguardare la scientificità e poi l'aspetto giuridico, non vengono, queste variabili non sono state, rispettate. Quindi noi ad oggi non possiamo avere né certezza in un modo né in un altro, questo è il concetto? No, noi possiamo avere solo una certezza, che la lesione del capezzolo comunque non appartiene a Raniero Busco. Questo secondo la difesa. Quindi ancora siamo in bilico rispetto a un convincimento definitivo che potrà venire fuori, come sicuramente ognuno di voi sa e ci può intuire, dalla prova tecnica e scientifica, cioè l'impossibilità di dimostrare il contrario di quello che fino a mo' è stato acquisito in sede scientifica. Il DNA sul reggiseno e il morso. In primo grado Busco non convinse i giudici e venne condannato a 24 anni di carcere. Ricorse in appello, dove ci fu l'assoluzione, e assoluzione definitiva avvenne nel 2014 in Cassazione. Raniero Busco così esce definitivamente di scena. Questo processo comunque è servito almeno a mettere dei punti fermi alla vicenda giudiziaria. Insomma, non ci sono stati elementi nuovi in questa udienza, ad esempio capire quanta gente c'era in quel palazzo oggi si poteva fare? Ma in quel palazzo no, non c'era bisogno di capirlo, si sapeva già. In quel palazzo c'era soltanto, noi parliamo della scala B, c'era soltanto Cesare Valle, tutto il resto... Ecco, questo è un dato che si può... Un dato oggettivo, già visto, già controllato. Sì, durante il processo, ma è un dato sicuro secondo lei? Sì, è un dato sicuro, assolutamente sicuro.
c'era solo il Cesare Valle. In questi anni tanti hanno cercato di trovare una soluzione, hanno proposto anche delle ipotesi alternative e hanno analizzato tutto il materiale presente sul web e non solo. Vari libri scritti dai giornalisti, alcuni senz'altro interessanti e ricchi di spunti. L'omicidio di Via Poma resta comunque il più chiaro esempio di indagini imperfette che conferma le parole di Conan Doyle quando dice che non esistono delitti perfetti, ma indagini imperfette. Nulla di più vero proprio nel caso dell'omicidio di Simonetta Cesaroni. Qui sotto, se volete, potete commentare e anche proporre le vostre ipotesi alternative.